Covid, Corbelli, prima vittima nel carcere di Catanzaro, personale penitenziario e detenuti a rischio. Il leader del movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, interviene sul caso del focolaio Covid nella casa circondariale di Catanzaro, che si legge in una nota, ha fatto purtroppo registrare una vittima, un detenuto sessantenne, e chiede di sapere se tutti i detenuti e il personale penitenziario dell'Istituto di Pena Catanzarese e delle altre carceri calabresi sono stati ad oggi vaccinati. Corbelli si chiede come sia stato possibile non inserire in Italia tra le categorie a rischio e per questo da vaccinare subito detenuti, agenti penitenziari ed educatori che operano in queste strutture. Le carceri possono trasformarsi in vere e proprie polveriere. Per questo la vaccinazione, se non è stata già fatta, va eseguita subito per proteggere detenuti e personale. Sarebbe sconcertante e inaccettabile, poiché in una regione come la Calabria, che fa registrare tra i vaccinati, alla voce altri, un numero spropositato, oltre 82.000, di cui non si conosce l'identità, né i loro diritti di precedenza, si tenessero le carceri scoperte senza la copertura vaccinale. Sarebbe qualcosa di grave e ingiustificato. I detenuti e il personale penitenziario, come dimostra il focolaio nel carcere di Catanzaro, devono essere considerati categorie a rischio da vaccinare subito. Altro che i furbetti di cui non si sa nulla, tranne i pochi privilegiati che si sono autodenunciati pubblicamente. Covid da Falerna a Lamezia, la protesta degli ambulanti per la riapertura di mercati e fiere. Si sono ritrovati a Falerna Marina con destinazione l'area mercatale Gianni Lucchino a Lamezia con i loro furgoni, i mercatali, i negozianti che oggi in tutta Italia reclamano il loro diritto a lavorare e a chiedere riaperture di mercati e fiere. La protesta ha interessato anche altre regioni. Il corteo, partito quindi da Falerna, è contro il perdurare della chiusura decisa dal governo in termini di restrizione anticontagio. Chiusure ingiuste, secondo i commercianti. Dopo i ristoratori, i negozianti, i parrucchieri ed estetisti, anche gli ambulanti della Calabria e della Metino stanno protestando. A suon di clacson, i furgoni allineati sono quindi partiti da Falerna, passando anche da Gizzeria, con destinazione Lamezia, dove si terrà un sit-in per far sentire il grido di protesta e disperazione per una situazione che sta schiacciando i lavoratori e il commercio. Problemi all'Annunziata di Cosenza. Organici dimezzati, contagi in aumento, medici e infermieri stremati dai ritmi ossessivi con cui sono costretti a convivere da un anno, da quando sono in prima linea nella lotta al Covid. Della diffusione quasi incontrollata e incontrollabile del virus in provincia di Cosenza parliamo da settimane, ma negli ultimi giorni la situazione sembra essere davvero precipitata. I posti letto sono tutti occupati, c'è chi è in attesa di ricovero, mentre l'ASP di Cosenza ha recentemente aumentato la disponibilità nei reparti dell'ospedale Annunziata e negli altri presidi della provincia. Il nosocomio Bruzio però è preso letteralmente d'assalto da chi necessita di cure e attenzioni e non tutti, fortunatamente, sono pazienti Covid. I dati più allarmanti riguardano gli effetti provocati dalla rapida diffusione del virus, oltre 200 ricoveri, alcuni dei quali in rianimazione. Quanto è accaduto sabato scorso in un'unità di terapia intensiva coronarica di Cosenza è emblematico. Un paziente è risultato positivo e sono stati attivati tutti i percorsi e le procedure di prevenzione e sicurezza. Le urgenze cardiologiche sono e saranno regolarmente garantiti in collaborazione con l'ASP e i presidi del territorio, assicura l'azienda sanitaria, ma quanto accaduto non può e non deve essere sottovalutato. All'Annunziata resta alta la sorveglianza su tutto l'ospedale. I visi però sono segnati dalla fatica. Qualcuno prova a sedersi per recuperare le energie perse, qualche altro sanitario attende sconsolato e forse rassegnato l'arrivo dell'ennesima ambulanza. Dopo 14 mesi in Italia la crisi sanitaria diventa anche emergenza economica e sociale. Serve una svolta, è l'appello rivolto alla politica dal presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo. Vediamo il servizio di Francesco Pungitore. Alla fine la protesta è esplosa davanti a Montecitorio, luogo simbolo della politica nazionale. Le categorie più piagate dalla crisi, dalle chiusure forzate, da un lockdown che sembra interminabile, hanno dato sfogo alla loro esasperazione. Commercianti, ristoratori, ambulanti, provando a forzare i cordoni di sicurezza delle forze dell'ordine, si sono scontrati duramente con la polizia in tenuta antisommossa. L'apice della tensione di una giornata nel corso della quale in tutta Italia ci sono state manifestazioni, blocchi stradali, sit-in e contestazioni, incluse le azioni di disobbedienza civile di tanti negozianti che hanno aperto nonostante i divieti di zona rossa.
La protesta dei ristoratori sta montando in tutta Italia. Leggo sui giornali dei disordini avvenuti a Roma. Questo ci dispiace perché in ogni caso la violenza non è mai un bel mezzo di comunicazione. È ovvio che siamo esasperati, quindi si deve tener conto anche della situazione di chi non lavora ormai da 13 mesi. Ci auguriamo al più presto delle misure diverse da parte del governo che ci sta lasciando un po' da soli, non parlo solo della pubblica, dei pubblici esercizi, ma anche di altre di categorie che non lavorano ormai da 13 mesi. Per la Regione Calabria io auspico degli interventi mirati ai pubblici esercizi e interventi mirati alle palestre, non solo agli albergatori come è stato fatto e come stanno facendo tutte le altre regioni d'Italia che stanno facendo degli interventi a sostegno delle imprese che non siano solo dei prestiti. È per questo che avevamo mandato delle PEC dalla Regione per essere chiamati a un tavolo tecnico per dare il nostro contributo, perché noi sappiamo più degli altri di cosa è necessario per le nostre attività e soprattutto per non aumentare quei 954.000 posti di lavoro che ad oggi sono già stati persi. Quindi ci auguriamo veramente che si tenga conto e che ormai siamo esasperati e si tenga conto anche della difficoltà sociale che stiamo vivendo. Operazione dei carabinieri a Gioia Tauro. A Gioia Tauro i carabinieri hanno intensificato i controlli durante l'ultimo fine settimana appena trascorso, volte alla prevenzione e contrasto dei principali reati predatori ed evitare che venisse meno il rispetto delle basilari regole imposte in ragione dell'emergenza sanitaria in atto. In tale quadro, 30 le pattuglie scese in campo in diverse fasce orarie, 60 i carabinieri in totale e numerosi i controlli di polizia, nell'ambito dei quali sono stati identificati 193 persone e 109 veicoli e contestate circa 30 sanzioni per violazione al codice della strada. 16 inoltre le contravvenzioni relative al mancato adempimento della normativa in tema anti-Covid-19. In particolare a Rosarno i militari della locale tenenza hanno contestato sanzioni per un totale di 400 euro per non aver rispettato le fondamentali regole volte al contenimento epidemico. Al proprietario di un bar del luogo, oltre che la chiusura temporanea del locale per 5 giorni, nell'attesa del provvedimento definitivo della prefettura, denunciato inoltre in stato di libertà un extracomunitario della Costa d'Avorio, poiché non in possesso di passaporto al seguito. All'Aureana di Borrello, invece, i carabinieri della locale stazione hanno contestato altra sanzione di 400 euro al titolare di un circolo del luogo, dopo aver riscontrato all'interno un gruppo di persone, nonostante il divieto di apertura imposto dalla normativa vigente. Contestata anche in questo caso la chiusura temporanea del locale, in attesa del provvedimento definitivo della prefettura. Sanzionati inoltre 5 tra gli avventori all'interno, ognuno per un totale di 400 euro, per non aver mantenuto il distanziamento sociale e non aver utilizzato i previsti dispositivi di protezione individuale. Ucciso davanti al figlio di 6 anni per uno schiaffo, arrestati esecutore e mandante. Si chiude il cerchio sull'omicidio di Carmelo Polito, l'uomo ucciso l'1 marzo del 2011 a San Gregorio d'Ippona, mentre passeggiava per le vie del centro in compagnia del figlioletto di 6 anni. A quasi 2 anni di distanza dall'arresto di Francesco Pannace, 34 anni, di San Gregorio d'Ippona, ritenuto uno degli esecutori materiali del delitto, nella scorsa serata i militari del nucleo investigativo di Vibo Valentia hanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa dal GIP di Catanzaro Gabriella Logozzo, su richiesta della Procura distrettuale DDA, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, a carico di Rosario Fiorillo, 32 anni, di Piscopio, già detenuto nel carcere dell'Aquila, e Giuseppe Pannace, 30 anni, di San Gregorio d'Ippona. Le indagini coordinate dal PM della DDA di Catanzaro, Andrea Mancuso, hanno consentito di raccogliere gravi elementi di prova a carico dei 2 uomini, esponenti rispettivamente dalla locale di 'Ndrangheta, di Piscopio e di quello di San Gregorio d'Ippona, cristallizzando il ruolo ricoperto nell'omicidio con le aggravanti di aver agito con premeditazione al fine di agevolare l'attività della locale di Piscopio. Giuseppe Pannace sarebbe l'autore materiale dell'omicidio, mentre sarebbe stato acclarato il coinvolgimento di Rosario Fiorillo, ritenuto il mandante del delitto che avrebbe decretato la morte del Polito, per vendicare uno schiaffo da questo sferratogli durante un periodo di comune detenzione in un istituto penitenziario. Indagato anche il boss di San Gregorio d'Ippona, Rosario Fiarè. Per lui la DDA aveva chiesto l'applicazione della misura cautelare in carcere, ma il GIP ha respinto la richiesta.
Caminia al via lo sgombero delle villette realizzate su terreno demaniale marittimo. Sono iniziati questa mattina in località Caminia di Stalettì, in provincia di Catanzaro, gli sgomberi delle villette che erano state sequestrate lo scorso 17 dicembre in un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale di Catanzaro, di quelli della sezione di PG e della Guardia Costiera, con il coordinamento della Procura di Catanzaro. Le villette realizzate a pochi metri dal mare sarebbero state costruite nei decenni abusivamente su terreno demaniale marittimo. Tali costruzioni sono state realizzate da parte di privati cittadini che, secondo l'accusa, non avrebbero mai posseduto alcun titolo concessorio, né tantomeno autorizzazioni edilizie. Peraltro, nel piano stralcio per l'assetto idrogeologico regionale, era emerso che l'area è caratterizzata da livelli di rischi e pericoli connessi all'erosione costiera, frana e alluvione e inondazione. Accertata la natura demaniale del terreno interessato, in ultimo ribadita da una sentenza del 2016 della Corte di Cassazione legata al contenzioso che aveva interessato alcuni indagati, si era proceduto al sequestro degli edifici e ora, 3 mesi dopo circa, allo sgombero che in queste ore viene materialmente eseguito. Tutte le attività preliminari sono state effettuate da Guardia Costiera, Carabinieri del nucleo di PG della Procura e Carabinieri della Compagnia di Soverato. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Inchiesta Gettonopoli a Catanzaro, il 24 giugno, udienze preliminare in 7 davanti al GUP. È stata fissata per il prossimo 24 giugno l'udienza preliminare per gli imputati nel procedimento sui presunti illeciti rimborsi ottenuti da alcuni consiglieri comunali di Catanzaro per la presenza nei lavori delle sedute delle commissioni consigliari. La Procura di Catanzaro ha chiesto il processo per 12 tra consiglieri e loro soldali che devono rispondere a vario titolo di truffa aggravata, uso in atto di falso, falsità ideologica e falsità materiale. Ad avanzare la richiesta di rinvio a giudizio sono stati il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto Giancarlo Rovelli e il sostituto Pasquale Mandolfino. In particolare la richiesta riguarda i consiglieri Andrea Amendola, Tommaso Brutto, nelle more si è dimesso, Enrico Consolante, Sergio Costanzo, Giovanni Merante, Libero Notarangelo, Antonio Trifiletti. L'udienza preliminare è fissata anche per gli amministratori di imprese indagati Antonio Amendola, Carmelo Coluccio, Salvatore La Rosa, Musielak Elizi Bieta, Sabrina Scarfone. L'accusa da un lato contempla la partecipazione fittizia di alcuni consiglieri che, a differenza di quanto attestato, avrebbero partecipato alle riunioni delle commissioni consigliari permanenti e alle quali non si sono mai presentati o vi hanno partecipato in maniera discontinua. Dall'altro lato riguarda le assunzioni fittizie concordate tra i consiglieri e alcune aziende effettuate al solo scopo di conseguire i rimborsi a copertura delle assenze per ragioni istituzionali dei finti dipendenti. Droga, oltre 14 kg di marijuana trovati dai carabinieri nel Reggino. Un sacco con all'interno circa 14,5 kg di marijuana è stato scoperto dai carabinieri di Palmi in un canneto nel territorio del comune di San Procopio. I militari, nell'ambito dei servizi di perlustrazione e rastrellamento attuati nell'area aspromontana alla ricerca di luoghi o rifugi realizzati dalla criminalità per nascondere armi, munizioni e droga, hanno individuato la sostanza stupefacente suddivisa in pacchi, che è stata sequestrata. Sempre nel corso delle attività di controllo a Sinopoli, i carabinieri hanno trovato in un terreno demaniale un contenitore metallico con all'interno un fucile a pompa. L'arma è risultata perfettamente efficiente e pronta all'uso. Trovate anche 20 munizioni dello stesso calibro. Lo stupefacente, le armi e le munizioni recuperati sono stati sequestrati in attesa di ulteriori accertamenti per risalire all'identità dei responsabili. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Sequestrata a Rosarno una discarica a cielo aperto. Costante l'azione di prevenzione e contrasto ai molti fenomeni criminali a tutela dell'ambiente per l'arma nel territorio della Piana di Gioia Tauro, tra i quali lo sversamento illecito di rifiuti, grazie anche al supporto dei carabinieri forestali e dei reparti specializzati. In tale quadro, a Gioia Tauro, nei giorni scorsi, i militari della locale stazione hanno eseguito sequestri preventivi di diverse aree comunali, tra cui alcuni siti nelle vicinanze di Via Ciambra e Via Smara, dove risultavano accatastati svariati cumuli di rifiuti, anche ingombranti e speciali.
Nel medesimo contesto a Rosarno i carabinieri hanno individuato una vasta area di 6.700 metri quadri nei pressi della foce del fiume Mesima in contrada Carosello, adibita a vera e propria discarica di rifiuti a cielo aperto. Gli operanti, unitamente a personale della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, hanno sottoposto a sequestro preventivo la zona interessata per violazioni in materia ambientale. Tra i cumuli di rifiuti rinvenuti dai militari rientravano ingombranti, speciali, pneumatici esausti, materiali di risulta dell'edilizia e lamiere di Eternit, che verranno appositamente analizzati dagli enti preposti ai fini di essere sottoposti alla successiva procedura di smaltimento delle sostanze nocive. L'operazione messa in atto dai militari è stata volta ad impedire l'ulteriore deturpamento dell'area costiera di proprietà del demanio marittimo e impedire anche l'inquinamento del corso d'acqua limitrofo. Lamezia, ordigno esplode nel quartiere Capizzaglie danneggiando un cancello, indaga la polizia. Una forte esplosione è stata avvertita ieri sera intorno alle 23.30 in via dei Bruzzi nel quartiere Capizzaglie. Secondo quanto rilevato dalla polizia intervenuta sul posto, il boato è stato causato dall'esplosione di una bomba carta posizionata accanto al motore del cancello elettrico dell'ingresso di uno stabile dove abitano diverse famiglie. Del fatto è stata informata la procura di Lamezia, mentre la polizia nel corso della giornata sentirà tutti i residenti del palazzo per cercare elementi utili alle indagini. Trovati con 1.800 ricci di mare, multati tre pescatori di frodo nel Cosentino. Avevano pescato abusivamente circa 1.800 ricci di mare, andando ben oltre il limite massimo di esemplari consentito dalla legge, che è di 50 a testa. Tre pescatori di frodo che stavano utilizzando delle bombole subacquee sono stati intercettati nell'ambito di un'attività di vigilanza lungo il litorale in prossimità del comune di Trebisacce, svolta dalla Guardia Costiera di Corigliano Calabro e dal personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Trebisacce. Gli esemplari pescati, risultati ancora vivi, sono stati posti sotto sequestro e subito dopo rigettati in mare con l'ausilio di una motovedetta. Ai tre trasgressori è stata contestata una violazione amministrativa punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a complessivi 3.000 euro e si è proceduto anche al sequestro delle attrezzature utilizzate per la pesca illegale. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Chiaravalle, Pasqua 2021 alla Domus Aurea. Questa del 2021 è stata sicuramente una Pasqua particolare alla Domus Aurea. È la prima che gli ospiti presenti trascorrono senza poter incontrare i loro parenti a causa di questa pandemia che ha portato ad avere una normativa molto stringente per il contenimento della diffusione del Covid-19. Non è però cambiata l'attenzione e l'affetto che la direzione e i dipendenti hanno dimostrato nei loro confronti, preparando un ottimo pranzo e cercando di far trascorrere loro una serena Pasqua, così come potete vedere dalle immagini che la direzione della struttura ci ha inviato. Per l'avvocato De Santis e tutto il personale della struttura è stata altrettanto particolare perché la Pasqua dello scorso anno è stata tristemente segnata dalle conseguenze del focolaio che ha colpito la struttura. La cosa per noi è normale. Io non torno indietro alla Pasqua dell'anno scorso perché la Pasqua dell'anno scorso l'abbiamo passata tutti quanti in quarantena e la direttrice in ospedale. Ma torno alla Pasqua di 2 anni fa, quando eravamo circa 70 gli ospiti, 66, 67. Quella era una Pasqua di gioia. Oggi abbiamo voluto dare a questi pochi ospiti che abbiamo anche a loro la gioia, la serenità, accompagnati ad un ultimo pranzo. Ma l'ultimo pranzo nella nostra struttura si è sempre distinta per una cucina di altissimo livello, per un servizio di altissimo livello, se eravamo un'eccellenza, è perché davvero davamo servizi di eccellenza. Per cui i nostri ospiti, i nostri nonni, io in maniera particolare, sono sempre stato vicino alla terza età, perché l'anziano è ricco, se non di soldi, perché i soldi non valgono niente, lasciamo tutto, è ricco di morale,
è ricco di principi, ci può dare tanto e io ho appreso tanto dagli anziani. È ricco di amore, è ricco di affetto. Gli anziani, oltre le tante cose che hanno diritto, hanno diritto ad essere curati, hanno diritto, ma quello che è la cosa che non costa niente e che è il loro diritto maggiore è il diritto all'amore, è il diritto alla vita. Noi in questa nostra struttura abbiamo sempre dato amore, abbiamo sempre dato vita, abbiamo migliorato le condizioni di vita. E a tutti quanti i nostri ospiti, agli ex ospiti, ai familiari degli ospiti che abbiamo avuto, oggi che è Pasqua, io faccio a tutti quanti gli auguri. E mi auguro che quegli ospiti che non ci sono più anche loro, da lassù, preghino per noi. Subito dopo il telegiornale andrà in onda uno speciale con l'intervista integrale all'avvocato De Santis, con il quale abbiamo parlato dell'ultima delibera della triade commissariale dell'ASP di Catanzaro, che prevede la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura privata per 5 mesi, al fine di consentire la conclusione delle procedure di ispezione della commissione di verifica all'autorizzazione sanitaria, all'esercizio e vigilanza delle strutture sanitarie e sociosanitarie private di questa azienda e in attesa degli esiti successivi dell'organismo accreditante della Regione Calabria e delle conseguenti determinazioni del commissario ad acta per la parte di relativa competenza. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Quando la Regione snobbò Tropea. Premiata in diretta nazionale ma esclusa dal bando regionale che negli ultimi 3 anni è stato propagandato da più parti come lo strumento principale per la valorizzazione dei borghi della Calabria ed il potenziamento dell'offerta turistica e culturale.
L'esultanza, giusta e comprensibile, per la proclamazione di Tropea come Borgo dei Borghi 2021 rischia insomma di far dimenticare a chi non ci vive per 12 mesi all'anno le condizioni infrastrutturali e il contesto territoriale in cui è incastonata la perla del Tirreno vibonese. Uno scenario tutt'altro che idilliaco, con un tessuto sociale ed economico spesso piegato agli interessi pervasivi delle cosche dell'Andrangheta e investito da vicende molto poco edificanti, come quella della recente inchiesta giudiziaria sul cimitero degli orrori, che la retorica dell'autocelebrazione fatica a far dimenticare. Alla generosità della natura e alle glorie della storia fa dunque da contraltare un contesto ambientale particolarmente difficile, ma nelle analisi sul mancato sviluppo di luoghi, le cui potenzialità sono da sempre decantate, ma inespresse, un posto di rilievo lo occupa senza dubbio l'inadeguatezza delle classi dirigenti che a ogni livello non riescono a dar vita a progetti di ampio respiro, che alla bellezza dei luoghi affianchino gli strumenti necessari per la loro fruibilità. Succede così che una cittadina premiata con il giardino più alto del podio dai telespettatori di una rete nazionale, prima classificata tra 20 borghi, uno per regione, per cui si è potuto votare sul sito della RAI dal 7 al 21 marzo, e con il parere di una giuria di esperti si ritrovi al 135 posto sui circa 400 comuni calabresi che hanno partecipato al bando Regione Calabria emanato nel 2018 e la cui graduatoria definitiva è stata pubblicata poco prima dello scorso Natale. Sono 73 invece i borghi che sono stati scelti dalla Regione come destinatari del finanziamento complessivo da 100 milioni di euro provenienti dalle risorse FSC 2000-2006, certificate sul POR 2007-2013. Quasi tutti i partecipanti erano stati in un primo momento ammessi, ma alla fine della graduatoria i più sono rimasti fuori per carenze di risorse. Tra questi c'è anche Tropea, che scorrendo l'elenco compare parecchio al di sotto dei comuni ammessi e che ha avuto un punteggio di 34,64 in una valutazione in cui l'ultimo degli ammessi si è attestato a 39,80 e il primo a 70,32. Ovviamente le motivazioni dell'esclusione vanno ricercate nella valutazione che la commissione esaminatrice ha fatto assegnando i punteggi, non certo in base alla potenzialità e alla bellezza dei luoghi, bensì sui progetti presentati dai comuni in riferimento a quanto richiesto dal bando. Però fa specie, di chiunque siano le responsabilità, che lo stesso borgo premiato in prima serata venga escluso al bando di settore. L'indiscutibile ritorno di visibilità del premio, infatti, non può sopperire alla mancanza di strumenti di valorizzazione che una seria programmazione e un buon utilizzo dei fondi europei avrebbe potuto portare. Scoperta dei coralli rosso e nero nella secca di Amendolara, assessore Gallo, ricchezza della Calabria. Oggi per presentare una parte del lavoro svolto nel monitoraggio della secca di Amendolara. La stazione marittima Anton Dorn ha realizzato una sede in Calabria, proprio ad Amendolara, e in questo quadro, in questo monitoraggio, in questo studio, c'è stata questa straordinaria scoperta, la scoperta del corallo rosso, ma anche di altre forme. Significa che il nostro ecosistema marino ha una ricchezza inestimabile, inesplorata, che va valorizzata anche per favorire altre forme non solo di tutela ma anche di utilizzazione del nostro territorio, del nostro ecosistema marino. Il mare del Mediterraneo è il mare del corallo rosso, del corallo nero, è il mare della Posidonia, è il mare del cavalluccio marino. È il mare della Calabria, è il mare di un turismo importante che dobbiamo costruire, di una conservazione che non è esclusione ma che è valorizzazione. Questo dobbiamo crearlo. Il Parco Marino della Calabria dovrà comprendere tutti i comuni della costa. Il Parco Marino della Calabria deve essere la più importante struttura di turismo naturalistico del Mediterraneo. Quindi su questo dobbiamo mettere tante risorse. Porteremo in consiglio la nostra proposta, la nuova legge che prevede una tassazione triplicata per le grandi aziende che gestiscono i grandi invasi di idroelettrico, e da questi nuovi ingressi, 5-4 milioni di euro, dobbiamo dedicarli al finanziamento sistematico dei parchi e soprattutto del Parco Marino della Calabria. Avendo capacità di progettazione, di organizzazione, di assetto, faremo della Calabria la più grande struttura turistica del Mediterraneo. La stazione zoologica Anton Dorn
ha rilevato nella secca demandorale. La presenza non solo di coralli rossi ma anche di coralli neri, quindi complessivamente di un sistema che viene definito coralligeno. Ora, questa è una grande scoperta, ma è anche una grande opportunità anche per sviluppare tutto un sistema virtuoso di osservazione della natura, eccetera, però è ovviamente anche una grande responsabilità. Noi chiederemo di andare subito all'istituzione di un parco marino regionale, molto probabilmente penso attraverso la legge 10. E dopodiché è chiaro che bisognerà muovere tutti i passi necessari per fare sì che in tempi rapidi diventi area di reperimento del Ministero della Transizione Ecologica, ex Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Mare e del Territorio, in modo da poter arrivare in tempi brevi a un'area marina protetta, simile a quella che già abbiamo a Capo Rizzuto. Tra l'altro lo Ionio merita un'altra area protetta, è uno dei mari meno studiati, ma che si sta rivelando di grandissimo interesse. La Mendolara, dalla istituzione della sede della stazione zoologica Anton Dorn, si aspetta tantissimo, perché finalmente riusciremo a valorizzare la secca di Mendolara per come merita. Soverato sposa il progetto Spazi di Coworking e Antispopolamento. La proposta arriva dal gruppo consigliare di minoranza di Satriano Orizzonte 2030 e coinvolge il comune di Soverato insieme con quelli dei Davoli, Chiaravalle, Gasperina, Badolato, Sellì e Gagliato. Attività che mira a contrastare lo spopolamento dei borghi, proponendo la realizzazione al loro interno in progetti innovativi. La giunta di Soverato lo approva e formalizza di fatto l'avvio del progetto SWAP, Smart Worker Attori Protagonisti, che porterà alla creazione di spazi di co-working pensati per dare una casa ai lavoratori che in tempo di pandemia hanno deciso di rientrare nella propria terra d'origine, approfittando della possibilità di lavorare a distanza. L'idea è del consigliere comunale di Satriano, Pietro Curatola, che partendo da un'analisi del contesto è arrivato a proporre ai comuni del comprensorio una valida alternativa per combattere lo spopolamento che da anni interessa i borghi collinari. Sono 45.000 i lavoratori agili rimasti a lavorare al sud, spiega il gruppo politico satrianese, a seguito dei grandi episodi primaverili avvenuti durante il primo lockdown, tenendo conto anche delle imprese piccole e medie molto più difficili da rilevare. Si stima che il fenomeno potrebbe aver riguardato circa 100.000 lavoratori meridionali. Sono circa 2 milioni gli occupati al centro-nord e, considerando che la possibilità di lavorare in smart working potrebbe interessare 60.000 giovani laureati, si ritiene utile agganciare attraverso il progetto SWAP la migrazione di ritorno causata dal Covid. Ciò è possibile promuovendo processi di innovazione socioculturale attraverso progetti volti a rigenerare spazi dove socializzare, lavorare, innovare, vivere. Le autorità locali svolgono un ruolo di primo piano all'interno del progetto, nell'ambito del quale nasce la proposta di Poliborgo. L'idea che la Giunta Soveratese ha abbracciato è di farsi parte attiva nel progetto nato per sviluppare patti di azione che passano per la fornitura del supporto tecnico per la realizzazione dei progetti. Con la firma dell'accordo il Comune di Soverato si impegna a sostenere le azioni del progetto SWAP e a mantenere a disposizione entro la fine del 2021 un bene comune da valorizzare ubicato nel centro storico per l'avvio dello spazio di co-working nello SWAP Center. Un'opportunità ancora poco considerata, quella data dall'avvento della pandemia che ha cambiato in modo irreversibile il mondo del lavoro, sia nel campo pubblico che in quello privato. Satriano, scontro aperto sul depuratore consortile, il primo cittadino zittisce il consigliere. La questione depuratore continua ad agitare la politica locale e lo scontro si riaccende dopo la diserzione dei comuni di Satriano e Soverato dell'incontro che il consigliere di minoranza, Pietro Curatola, aveva convocato per il 31 marzo scorso per discutere della possibilità di migliorare il depuratore consortile, chiedendo un confronto ai vari rappresentanti istituzionali degli enti coinvolti. Curatola aveva sottolineato la correttezza del sindaco del comune di Davoli, che aveva risposto presente all'invito, accusando invece i rappresentanti dei comuni di Satriano e Soverato di incapacità di ascolto e di confronto. Non si è fatta attendere la replica del sindaco Massimiliano Chiaravallotti. Il consigliere Curatola ha dichiarato alla memoria corta: il 12 novembre scorso si è tenuto un consiglio comunale di oltre 3 ore, durante il quale l'argomento principale è stato proprio il depuratore.
In quella sede il consigliere Curatola ha avuto modo di esprimere abbondantemente il suo pensiero, confrontarsi e cercare anche di bloccare l'iter procedurale, ponendo come condizione per un suo voto favorevole di non votare in quella data l'approvazione del secondo lotto, ma farlo successivamente, proposta che venne respinta dal Consiglio. La votazione finì con 11 favorevoli all'approvazione del secondo lotto e uno astenuto. Anche nel Consiglio del 24 marzo scorso, con un'interrogazione sul depuratore, il consigliere ha avuto modo di confrontarsi nuovamente sull'argomento in questione. Non solo alle due occasioni di confronto nei consigli comunali, Chiaravallotti aggiunge anche la richiesta di chiarimenti agli uffici comunali, ampiamente riscontrate conferenze stampa e un continuo cambio di traiettoria del consigliere Curatola, che incalza il sindaco partendo dal proporre un progetto migliorativo con condotte sottomarine nel consiglio comunale di novembre. È passato poi a concentrare tutte le sue attenzioni nell'accusare presunte pesanti irregolarità da parte degli uffici preposti sull'iter procedurale, per tornare infine oggi, dopo mesi di sterili polemiche, a proporre con miglioria non più le condotte sottomarine, ma l'utilizzo delle acque reflue depurate per l'irrigazione dei campi. Poi l'affondo finale, con l'invito del sindaco rivolto al consigliere di opposizione a riflettere sul fatto che 3 comuni su 4 non abbiano partecipato in alcun modo all'incontro proposto. Un segnale, secondo Chiaravallotti, che dovrebbe far riflettere Curatola sui suoi modi di fare politica, anziché farlo urlare per la mancanza di confronto. A meno che il consigliere, ha concluso il primo cittadino, non intenda per confronto il fatto che bisogna fare come dice lui. Tra l'altro non si capisce bene a che titolo un consigliere di minoranza pretenderebbe di avere l'autorità di convocare 4 amministrazioni comunali, sentendosi anche risentito per non essere stato preso in considerazione da nessuno. Orizzonte 2030 per Satriano al sindaco, faccia un bagno di umiltà. Esprimiamo preoccupazione per l'atteggiamento aggressivo del primo cittadino satrianese in risposta alle diverse richieste di confronto avanzate dal nostro consigliere di minoranza e relative ad un'opera di 6 milioni di euro importante per tutto il comprensorio. Dopo pochi mesi di amministrazione, il sindaco di Satriano si rivela nervoso e poco lucido, palesando impreparazione e scarsa conoscenza sui temi proposti da Orizzonte 2030, che purtroppo sono temi strategici anche del Patto Verde Europeo. Ricordiamo all'irruente sindaco che le varie richieste di confronto formalizzate per mezzo PEC sono successive al Consiglio Comunale di novembre 2020 e che quindi questo non può e non deve rappresentare un momento di chiarimento rispetto alle problematiche ed ai quesiti sorti successivamente ed evidentemente divenuti più complicati. Solo la perpetua negazione del confronto da parte della maggioranza ha costretto Orizzonte 2030 a coinvolgere la Procura di Catanzaro per le questioni di trasparenza amministrativa e di comuni in rete nell'opera infrastrutturale, per le questioni di impatto ambientale. Nessun cambio di direzione quindi da parte nostra nel non voler più parlare di iter procedurale dell'intervento, perché sicuri degli eventuali accertamenti da parte degli enti preposti, né di cambio di direzione, crediamo si possa parlare in merito alla soluzione proposta. Il recupero di acque reflue ad uso irriguo risulta una soluzione da valutare per fattibilità, ma sicuramente migliorativa rispetto allo scarico nel fiume e nel mare previsto dal progetto esistente e rispetto al semplice esempio accennato in Consiglio Comunale e riferito ad altre soluzioni ecosostenibili. Nessun nostro risentimento per il mancato confronto tra comuni, come sostiene con troppo impeto il sindaco di Satriano. Più precisamente, la amara constatazione che Soverato e Satriano, dopo aver aderito all'iniziativa, abbiano comunicato la propria assenza a pochi minuti dall'incontro. Si chiama maleducazione e mancanza di coraggio di chi torna indietro sui propri passi e non sconfitta da chi si presenta puntualmente agli appuntamenti concordati. Ci rendiamo conto che introdurre il concetto di economia circolare in Calabria possa risultare roba da marziani, ma questo non ci scoraggia e continueremo a pretendere su tutti i fronti una Satriano ed un comprensorio più al passo coi tempi. Ma è sconfortante apprendere dalla pessima nota del sindaco che chi irriga i campi a Satriano Marino utilizza l'acqua del Lancinale. Questa dichiarazione non solo palese in preparazione in relazione alle proposte avanzate da Orizzonte 2030 sul tema depuratore, ma purtroppo conferma che parlare di economia circolare, produttività delle opere e polis europee in Calabria sia proprio roba da extraterrestri.
L'affermazione, tra le altre cose, apre questioni importanti di ordine fiscale, ma soprattutto di tutela della salute dei cittadini, che sicuramente accerteremo. In preda ad un delirio di onnipotenza, il giovane sindaco scrive: non si capisce bene a che titolo un consigliere di minoranza pretenderebbe di avere l'autorità di convocare quattro amministrazioni comunali. Al di là della ineguatezza della dichiarazione, adesso sicuramente la motivazione della richiesta di confronto tra comuni sarà chiara a tutti. Ebbene, consapevoli dell'inadeguatezza dell'interlocutore politico satrianese, si è cercato semplicemente di coinvolgere gli altri partner progettuali per cercare dialogo e speranze di crescita per tutti. Consigliamo al signor sindaco di Satriano una buona dose di umiltà e di capacità di ascolto, altrimenti costruire insieme e continuare ad essere propositivi sarà veramente impossibile. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. La polemica sul recupero della TASI 2015, accertamenti obbligatori per legge. Arrivano gli attesi chiarimenti che il gruppo consigliare di minoranza Girifalco Una Nuova Era, facendosi anche portavoce dei contribuenti, aveva richiesto tramite interrogazione su alcune anomalie nell'invio degli atti di accertamento della TASI riferita all'annualità 2015. Le consigliere comunali di opposizione Carolina Sciccano ed Elisabetta Ferraina avevano sollecitato una risposta all'amministrazione cittadina alla luce delle lamentele pervenute dall'utenza alle prese con i pagamenti e con tanti dubbi sui tempi di prescrizione del tributo. Il gruppo consigliare aveva contestato dall'amministrazione comunale di non aver ben strutturato il recupero dell'evasione, viste le segnalazioni di errori negli avvisi con richieste di versamento che potrebbero essere anche illegittime o errate, come quella pervenuta ad alcuni contribuenti per il tributo TASI sulla prima casa. Ebbene, il sindaco Pietrantonio Cristoforo e l'assessore al bilancio Domenico Giampà hanno voluto chiarire i termini della situazione e difendere la bontà dell'operato dell'ente in materia tributaria, precisando innanzitutto che il decreto rilancio che era stato tirato in ballo dalle due consigliere della minoranza prevede che la proroga degli accertamenti tributari non si applica alle entrate degli enti territoriali. Pertanto gli atti di contestazione relative a IMU e TASI non sono interessati da tale previsione. Non corrisponde al vero, asseriscono Cristoforo e Giampà, quanto dichiarato dal gruppo consigliare relativamente alla proroga dei termini al febbraio 2022. Rispetto al punto relativo agli avvisi bonari, va precisato che in questo momento non era possibile procedere in tal senso, in quanto vi è l'obbligo per gli uffici al recupero del debito tramite avviso di accertamento, pena di danno erariale. Gli amministratori hanno poi precisato che il recupero del debito è avvenuto, secondo quanto previsto dall'articolo 67 del decreto legge 18/2020, che ha considerato applicabile il differimento di 85 giorni. Pertanto, invece che farlo scadere il 31 dicembre scorso, è stato posticipato al 26 marzo scorso. Il sindaco Cristoforo e l'assessore Giampà hanno quindi sottolineato la piena e totale disponibilità negli uffici a verificare gli accertamenti per quanto riguarda i riferimento ai presunti errori sull'applicazione del tributo TASI, ribadendo infine che la TASI sulla prima casa per l'anno 2015 è un'imposta dovuta. Rispetto alla possibilità di istituire uno sportello informazioni, concludono il primo cittadino girifalcese e l'assessore al bilancio, va evidenziato il lavoro portato avanti dalla dottoressa Serena Marinaro e dal dottor Vincenzo Sergi, che secondo gli orari d'ufficio stanno rispondendo puntualmente alle richieste di informazioni e di assistenza, oltre che di risoluzione alle problematiche sollevate dagli utenti. Dichiarazioni dunque volte a rassicurare l'utenza e a spiegare la legittimità degli atti inviati ai contribuenti. San Sostene, struttura dedicata a due maestri di musica, nasce la biblioteca ecocompatibile. Nasce a San Sostene la biblioteca comunale Loiero Giuseppe e Ranieri Michele, maestri di musica. Oltre all'allestimento dei locali di proprietà comunale ubicati nel borgo, è stato approvato il regolamento per il suo funzionamento, a partire dall'individuazione dei suoi scopi, fra i quali naturalmente la diffusione e la promozione dello sviluppo culturale dei cittadini. La realizzazione della biblioteca ha permesso di custodire e rendere fruibile al pubblico un patrimonio libraio già esistente, ma implementato da nuove donazioni. L'adattamento degli spazi è stato possibile in parte grazie all'impiego dei fondi comunali, in parte grazie al contributo del gruppo folk del Parco Eolico di San Sostene, che attraverso la collaborazione della cooperativa Eurogreen, convenzionata con la società dell'Eolico e con il Comune. Una collaborazione preziosa, ha dichiarato il sindaco Luigi Aloisio, per il quale desidero ringraziare tutto il gruppo folk
e l'ingegnere Alessandro Posteraro. Gran parte del materiale utilizzato è proveniente dal riciclo, perciò ecocompatibile. Badolato adesso gode di un'illuminazione artistica, risplende la Chiesa dell'Immacolata. La Chiesa dell'Immacolata, esempio del patrimonio religioso, architettonico e culturale di Badolato, è tornata a risplendere. Ne ha dato notizia il Comitato Insieme si può fare, che aveva più volte sollecitato un intervento, assieme ad altri intervenuti, di valorizzazione del rione Jussuterra e di piazza Bastione nel borgo. Il ripristino dell'illuminazione è stato possibile grazie alla sistemazione di tutti i faretti collocati attorno alla chiesa, programmato e realizzato dal comune e dalla ditta appaltatrice della gestione della pubblica illuminazione, Amato Impianti Elettrici. Per il Comitato Cittadino la sistemazione rappresenta un passo in avanti importante, ma non esaurisce l'impegno a valorizzare in modo strutturale tutto il patrimonio storico-artistico di Badolato, con la riqualificazione e il restauro di tutte le chiese e di altri beni comuni e punti di interesse turistico-culturale. Ecco perché Insieme si può fare ha ribadito l'idea di avviare un lavoro di rete con le confraternite religiose e le organizzazioni locali per una regolamentazione e calendarizzazione strutturata dalle aperture delle chiese e da altri punti di interesse per facilitare visite guidate di visitatori occasionali o di gruppi organizzati. Prioritario altresì impegnarsi a sbloccare urgentemente i cantieri di ristrutturazione del tetto e non solo della chiesa di San Domenico, fermi da anni per diverse questioni burocratiche. È importante, ha sottolineato il Comitato, intercettare nuovi fondi regionali e ministeriali per concludere i lavori e per procedere inoltre alla riqualificazione e restauro degli interni della Chiesa, riportandola al suo origine splendore. In tal senso sarebbe utile, secondo Insieme si può fare, anche istituire un tavolo di lavoro tecnico permanente tra Comune di Badolato, Parrocchia di Badolato Borgo, Curia Vescovile, confraternite religiose, associazioni e comitati cittadini, uffici comunali e regionali, preposti per avviare uno studio e piano di lavoro di ristrutturazione, riqualificazione e restauro di tutte le chiese di Badolato. Davoli, una celebrazione differente dei riti pasquali. Per il secondo anno consecutivo non è stato possibile celebrare riti collettivi commemorativi della Santa Pasqua cristiana. Eppure a Davoli, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, un segno tangibile della morte e della resurrezione di Cristo, si è riusciti a darlo a partire già dalla Santa Messa del Giovedì Santo, in cui, sostituendo l'interpretazione degli Apostoli, in genere affidata ai devoti della parrocchia, con una riproduzione dell'ultima cena di Michelangelo, Don Nicola ha ricordato l'ultimo pasto di Gesù. Venerdì Santo, il giorno in cui si ricorda la morte del Signore e si celebra la passione di Cristo, Don Nicola Coppoletta, visibilmente commosso, ha officiato l'adorazione della croce. Ed è proprio nel giorno dell'Anaca, il corteo che accompagna il Cristo morto, che a Davoli, culla della processione che vede decine e decine di alberi illuminati portati a spalla dai fedeli attraversare il paese, creando così una scia luminosa, la cui suggestione tocca il cuore di tutti i partecipanti, che con grande devozione e spiritualità accompagnano il feretro, che nella piazza principale del borgo è stato allestito un abete illuminato dai tradizionali lampioni. Il primo lampione lo ha acceso il sindaco di Davoli, Giuseppe Papaleo. Cosa cerca di comunicare? Io credo che intanto è una cosa positiva che noi riusciamo, ecco, grazie a questi ragazzi, alle associazioni che si impegnano a mettere su queste cose, partecipiamo a tutta la cittadinanza in un momento particolare pure della nostra vita per questa emergenza sanitaria che c'è, quelle che sono delle tradizioni che noi e dobbiamo comunque ricordare, dobbiamo comunque tenere vive, perché prima o poi l'emergenza passerà e prima o poi si ritornerà a quella normalità che ognuno di noi auspica, ecco, proprio per rivivere quelle tradizioni storiche, culturali che c'erano non solo nella Settimana Santa, ma diciamo nel periodo natalizio, in tutto l'arco dell'anno, ecco, che non si devono perdere, devono essere vive, perché io credo che il prossimo anno, mi auguro almeno
credo lo sperano tutti i cittadini dei Davoli, possiamo ritornare a quella che è la nostra tradizione più importante del periodo pasquale, il Venerdì Santo, con questa processione con gli abeti illuminato, con il Cristo morto, che se vogliamo unisce quello che è l'aspetto, il momento religioso, a quello che è l'aspetto anche più pagano delle tradizioni. E quindi ecco, noi a questo dobbiamo auspicare, quindi non possiamo che fare i complimenti e ringraziare chi oggi si impegna a fare questo pur nelle ristrettezze che ci sono del distanziamento, dell'uso della mascherina, del fatto che siamo purtroppo di nuovo zona rossa, anche se non è la zona rossa che abbiamo conosciuto l'anno scorso in pieno lockdown, però è sempre un momento di attenzione particolare per questa pandemia che ancora c'è in giro e che noi dobbiamo cercare di sconfiggere, ecco, attenendoci a quelle che sono le regole che ci vengono dettate. Terminata l'emergenza Covid, continuerete a sponsorizzare, a comunicare e a far emergere questo peculiare evento che è l'Anaca di Davoli? Noi come amministrazione comunale l'abbiamo fatto nei 5 anni trascorsi, lo faremo in questi ulteriori 5 anni di amministrazione. Noi supporteremo qualsiasi gruppo associativo che a Davoli voglia impegnarsi in modo serio, voglia impegnarsi per portare avanti le tradizioni storiche, le tradizioni culturali del nostro paese. E lo faremo senza nessuna distinzione, perché riteniamo che quando si lavora per il territorio, mi auguro che si possa lavorare sempre più uniti, quando si lavora però per il territorio è sempre un punto alto di elevazione culturale, e quindi noi lo faremo, certo che lo faremo. Per questo in particolare voi sapete che noi non ci siamo mai tirati indietro, non ci siamo tirati indietro 2 anni fa, 3 anni fa, quando l'abbiamo portata e sponsorizzata a Matera, che è stato un evento veramente importante che ha dato vetrina a Davoli a livello, non voglio dire internazionale, ma sicuramente a livello nazionale certamente, perché chi ha partecipato sa quanta gente ha vissuto quel momento della manifestazione. Sì, ricordiamo anche 40 fotografi che hanno documentato l'evento. Esatto, e quindi questo ci ha fatto conoscere al grande pubblico, e non fa conoscere solo l'aspetto in sé per sé, come può essere oggi l'Anaca, fa conoscere un territorio, fa conoscere delle tradizioni, fa conoscere una cultura. Noi per questo borgo ci stiamo impegnando tanto. Io come ricorderete, la campagna elettorale è passata da poco tempo, ho detto che quando mi sono insediato nel 2015 la programmazione qui sul borgo era pari a zero. Poi certo abbiamo dovuto progettare, lavorare, acquisire finanziamenti, e come ho già detto una settimana fa, noi a Davoli nel giro dei prossimi anni, credo un anno e mezzo o due, spenderemo la bellezza di quasi 4 milioni d'euro per riorganizzare, rimettere in sicurezza, ammodernare questo borgo. Poi certo stiamo per approvare e per portare in consiglio comunale il piano strutturale, che darà un'altra impronta decisiva al borgo di Davoli, perché abbiamo previsto solo ristrutturazione dell'esistente. Ecco, tutte queste cose, poi ci vuole anche un po' di iniziativa dei privati, come ce la mettono nell'organizzare queste manifestazioni culturali, ci vuole un po' di iniziativa dei privati a creare quei presupposti per poter ripopolare anche il borgo. Noi come amministrazione ce la metteremo tutta, questo è uno degli impegni che abbiamo preso e che manterremo nei prossimi 5 anni di legislatura.